sono momenti nella vita calcistica di ogni giocatore che rimarranno impressi per sempre nei ricordi. Una finale è uno di quelli. Ci sono momenti, anzi, partite, che al di là di ogni campionato valgono un'intera stagione e forse qualcosa in più. Comunque andrà, sarà seconda categoria. Comunque andrà, sarà un'annata memorabile per tutti. Parole, emozioni, sono ora affidate ai 22 in campo, 22 persone, prima che calciatori, che per tutto l'anno hanno sofferto, lottato e gioito. Per tutti i sacrifici, per tutto il sudore versato, per chi da sempre li ha sostenuti, questa gara vale più di tutto. Dallo stadio Goffredo Bianchelli in Senigallia, questa è la finale della Coppa Marche terza categoria. Questa è Sant'Angiolese Elvia Recina. Benvenuti da Giacomo Florio e Pietro Marangoni. Fischietto è condotto da Ercoli alla sezione di Fermo. Tutto pronto, sta per iniziare la finale. Fischietto in bocca. Si parte, è partita Sant'Angiolese Elvia Recina. Calcio d'angolo ovviamente ha affidato a Nicola Conti. Cross in mezzo all'area di rigore, pallone che sfila. Attenzione al sinistro di Rampagnani sulla traversa. Si dispera Rampagnani, che occasione per l'Elvia. L'avevamo appena detto, Giacomo, sono pericolosissimi dai calci piazzati. Rampagnani il più alto di tutti, questa volta con i piedi. Forse non è la sua arma migliore, ma è stato davvero pericoloso. Traversa clamorosa per l'Elvia Recina. Cross al centro a cercare Guerra, allontana da Emiliani. Attenzione, poi parte il tiro con il sinistro, magari si allunga. Piccolo brivido per l'Elvia Recina. Tiene il pallone Gattari, sempre per l'Elio. Lancia in avanti a cercare Bertola. A duello, passa, attenzione Simoncini in area di rigore. Simoncini, ancora lui, va sul sinistro, parte il tiro. Simoncini! Pallone che sfiora l'incrocio, termina sul fondo. Risponde l'Elvia. Grande, grande azione dell'Elvia, Giacomo, con la spizzata di Bertola. Simoncini ha fregato sul tempo Muscinelli, è rientrato sul sinistro, una palla che a giro stava sibilando sotto l'incrocio dei pali. Ottima azione da parte dell'Elvia Regina. Grassi, Papi lì vicino, pallone in avanti, Rosa Spina con il tacco, lascia Papi un po' di spazio, parte il tiro di Papi, pallone che finisce largo sulla sinistra di Maccari. Sconfitta che poi comunque non ha voluto dire nulla. Ma si chiude qui il primo tempo, 0-0 il risultato. Rampagnani, traversa pericolosissima. Poi è venuta fuori la Sant'Angiolese. Siamo con Fini, estremo difensore della Sant'Angiolese, al termine di questo primo tempo combattuto. Un primo tempo che si chiude 0-0. Una occasione importante per la Sant'Angiolese, ma anche una per l'Elvia Recina. Risultato giusto al termine di questi primi 45 minuti? Direi di sì, comunque dai, le squadre stanno giocando molto bene, la partita equilibrata, questo ci aspettavamo, di una partita molto intensa, ma insomma che ovviamente non conoscendosi le squadre, nessuna delle due si sbilancia, si scopre per offrire occasione all'avversario. Comunque una bella partita e vedremo nel secondo tempo, magari avendo preso più confidenza, di animare un po' il match, ecco. Pallone affidato a Gattari sul punto di battuta. Inizia il secondo tempo, risultato ancora sullo 0-0. Pallone di ritorno per Gattari, che prova a girarsi al limite dell'area di rigore, si repoggia indietro. Simoncini, parte il tiro! Ancora una volta Simoncini. Sbagliato il tocco in avanti, attenzione a Guerra, un po' di spazio. Guerra con il destro! Maccari vola! Che conclusione di Guerra, che risposta di Maccari! Incredibile, Giacomo, la palla che rimbalzava bene dal limite dell'area ha colpito in modo perfetto il numero 9 della Sant'Angiolese. Maccari è stato pronto, la palla andava sotto al 7, calcio d'angolo Sant'Angiolese. Poi Rosa Spina, duello, anticipato da Prenna, pallone in avanti, tutto buono, c'era un giocatore, attenzione, Emiliani con il sinistro! L'intervento di Fini, si è divorato l'1-0 Emiliani! Sì, Giacomo, è stata un'azione abbastanza confusionaria. C'era Simoncini fermo dentro l'area di rigore con i crampi. Emiliani con la palla che rimbalzava si è trovato davanti al portiere e si è divorato un gol clamoroso, clamoroso per l'Elvia Recina. Era primo pallone servito. In avanti Messi, il pallone per Gattari. Attenzione a Gattari in area di rigore con il sinistro. Trova le braccia sicure di Fini. Paciullo va invece direttamente in porta, pallone larghissimo sulla porta di Maccari. Albani controlla, uno sguardo al centro, cross a cercare proprio Laconi. Laconi con il destro, non rinquadra la porta, difesa da Fini. Buono lo sgancio offensivo di Albani, destro troppo largo da parte di Laconi. Gattari va giù, attenzione a Messi, si inserisce Messi in area di rigore col sinistro, pallone alto di Messi. Ce l'ha avuta l'occasione l'Elvia. Ce l'ha avuta, Giacomo, ce l'ha avuta, hai pienamente ragione. Messi, dopo essersi messo al centro, lasciando Laconi a destra, si è inserito benissimo, è entrato in area col sinistro
ha colpito bene la palla che si è alzata e è andata sul fondo. Graziato Fini dal sinistro alto di Messi. Arriva Baldelli in avanti a cercare Martinelli che è rientrato, ma non c'è più tempo. Finisce 0-0 nei 90 minuti. L'occasione più grossa l'ha avuta Emiliani con il sinistro. Non bastano i tempi regolamentari a decretare chi sarà il campione di questa Coppa Marche terza categoria. Sembra che il primo rigorista sia Alessandro Bertola. Parte Bertola. Gol. Rete di Bertola. Aveva intuito Fini. Va Baldelli. Anche lui stesso angolo, stesso esito del tiro di Bertola. 1-1. Parte Pascucci. Spiazzato Fini. 2-1 Elvia. Va Martinelli. Centrale, battuto Maccari, 2-2. Barra Pagnani. Con il destro aveva toccato Fini, che rischio, ma è 3-2 Elvia. Paciullo. Con il sinistro. Va Paciullo, perfetto il suo calcio di rigore, spiazzato Maccari, 3-3. Conti con il numero 10. Con il sinistro. Conti! Perfetto il suo calcio di rigore, battuto ancora una volta Fini. 4-3 per ora, 7-7. Va Pennesi. Spiazzato Maccari, 4-4. Messi. Con il destro Messi. Rigore più che perfetto, raso terra vicino all'angolino, spiazzato Fini, 5-4. E adesso, se la Sant'Angiolese sbaglia, l'Elvia è campione. Matteucci, un peso enorme sulle spalle, così come Mirko Maccari. Se Matteucci non segna, l'Elvia è campione. Matteucci con il sinistro, pallone alto, l'Elvia è campione della Coppa Marche terza categoria. Ha sbagliato Matteucci, impazziscono quelli dell'Elvia Recina. Un match fantastico, equilibrato, combattuto, ma che alla fine vede la squadra di Mister Luzzi che esulta anche lui come un matto salire sul gradino più alto della regione. L'Elvia Recina è campione della Coppa terza categoria Marche. Una gara fantastica, l'Elvia se l'è meritata. Parlavamo di giustizia divina, Giacomo, è giusto così, avevano avuto più occasioni, se lo sono meritati, impazziscono tutti, tanti tifosi accorsi, se lo meritano, grande traguardo per questa società, sono i campioni regionali della terza categoria delle Marche. Ringraziamo lo studio fotografico Foto C di Mirko Isidori, l'Elvia è campione, un saluto da Giacomo Florio e Pietro Marangoni. Vittoria questa sera, un'Elvia Recina che qui al Bianchelli ha dovuto stringere i denti fino alla fine, ma la Coppa è arrivata, un grande premio per una stagione da incorniciare. Un'emozione rossa, abbiamo sputato sangue dal primo momento in cui ci siamo incontrati, anche se non ci conoscevamo tutti quanti, siamo partiti un po' altalenanti, adesso è un'emozione rossa che ci godiamo. Vediamo, c'è anche Micozzi qui al centro del campo, una stagione, quella della rifondazione per l'Elvia, che si chiude con la promozione in seconda, una promozione arrivata a seguito del secondo posto nel girone, ma anche per la vittoria di questa Coppa tanto attesa, dove veramente avete seguito un grandissimo percorso eliminando anche squadre molto agguerrite. Sì, beh, questa è una competizione bellissima, sono 96 le squadre di tutta la Regione Marche che partecipano e arrivare a vincerla facendo anche una gara, cioè noi avremmo meritato al 90esimo, abbiamo avuto tre occasioni nitidissime. E però si vede che il destino era questo, si è deciso all'ultimo rigore, va bene così, fortunatamente entrambe le squadre si giocavano questa partita con la promozione in seconda categoria in tasca, quindi c'era solo la Coppa e ce la siamo goduta e sono contento per i ragazzi. Vediamo, ecco davanti a noi Mister Luzzi. Mister Luzzi, bisognava mettere la ciliegina sulla torta, l'Elvia Recina fa sua anche la Coppa in questo mercoledì sera, una prestazione stoica dei suoi ragazzi. Ecco qua la festa dei giocatori dell'Elvia, tutti addosso a Mister Luzzi, emozioni indescrivibili quelli degli arancioneri.
Un grande gruppo, mister. Sì, devo dire che è stata una stagione lunghissima, secondo me la meritavamo questa coppa, anche questa partita di stasera abbiamo avuto tante occasioni, abbiamo sofferto e poi dopo il calcio di rigore è una lotteria, già premiato, è andata bene così, ma ho un grande gruppo, per essere il primo anno che facciamo il campionato dopo la lunga sosta dell'Elbia Regina è tornata una squadra secondo me fortissima con delle basi per il prossimo anno. Sta per arrivare il momento, vediamo, i dirigenti della federazione chiamano il capitano Bertola, foto di rito per Bertola, una stagione veramente magnifica la sua, eccola qua, l'Elbia Regina alza la coppa, è festa a Villa Potenza, una frazione che ritrova il calcio dopo diversi anni, non poteva esserci finale migliore per questa realtà che ricomincia la sua corsa in vetta al calcio marchigiano. I campioni delle Marche siamo noi, urlano i tifosi dell'Elbia. Eccoli qui, tutti insieme, i protagonisti di questa grandissima avventura. È stato veramente un onore per noi di IG Sport 47 raccontare tutte le partite di questa squadra, non solo in campionato ma anche in coppa, una squadra che il mercoledì sera, come detto anche più volte, ha saputo esprimere il meglio anche con squadre molto blasonate in campi dove non era facile giocare, ma alla fine la forza del gruppo è prevalsa, l'Elbia Regina è campione.